Robinson aspetta Kane, consegnato un parte Bessenat, la mata mano sinistra, 4-0 Carpegna in prosciutto. E allora piccherò il centrale, Bessenat muove, scarica, Kane per l'8-0, ha visto abbastanza coach Vitucci che chiama il primo time out della gara. Prima magata di Darius Thompson che manda a schiacciare Willis, 5 per lui. Passaggi ovviamente senza mettere giù troppo la palla. Io parlo e Delfino segna, mamma mia che roba. Il giocatore argentino che è nell'angolo opposto ora a Tambone, che trova Zanotti che spara anche lui. La prende Thompson che attacca a Tambone, muove i piedi di tiratore di Thompson. Vuole con calma dare dentro a Kane, ecco dai e vai, altro canestro di Carlitos. Adesso torna in mezzo di Mancina, poi Tambone contro Visconti, vogliono attaccare, il tiro è difficile ma è un gran canestro. Consegnato si va ovviamente da Delfino, ora doppia truba lì, grande guizzo, e poi però non la prende Zanelli, e tiro incredibile di Robinson, va dentro, era una layup, il pericolo pubblico numero uno a tenere la pressione la difesa dell'Empicasa, poi si appoggia a Robinson che ha segnato una tripla incredibile alla fine del secondo quarto. Zanotti da tre ancora. E intanto attenzione, primi punti del match per Harrison, che può spingere, alimenta Harrison, finta di logo triple e poi palla dentro per Willis che schiaccia il meno 15. E sulla palla si esce in ritardo, quindi c'è un angolo di passaggio perfetto per quella situazione. E poi tanta luce per Ariel Fioi. E vuole rischia qualcosa con Kane che riceve. E ha ragione direi gli altri Repesa, 4 in fila per Tyler Kane. Grandi istinti dalla piccola, palla dentro, Drella prende e poi viene cancellato. Una super stoppata di Bell. E 28 da 2 punti per Pizarro, che tira in realtà il campionato bene, abbiamo detto 54%, ma non così. Altro rimbalzo fondamentale di Tyler Kane. Kane, Robinson e Delfino, veri e propri dominatori, e la giocatissima di tocco di Justin Robinson, che però ha 19 lunghezze da recuperare, 2 minuti e mezzo per farlo. La palla per Gaspardo che realizza i punti numero 72 e 73. 92-81 vince la Carpegna prosciutto, sbancando il pala Pentassuglia.